Cari amici di Lei Channel, vi auguro che oggi 7 giugno sia una giornata guidata dalla grazia e dalla pace che solo provengono dal nostro Signore. Per porgere orecchio alla sua voce, chiediamo ora la guida dello Spirito Santo. Caro buon Padre che sei nei cieli, ci accostiamo al tuo trono di grazia nel nome di Gesù per trovare la guida per questo momento. Signore, che il tuo Santo Spirito possa illuminare le nostre vite e possa attirarci a te, che ci aiuti a ricevere il messaggio che hai pensato per noi e che ci aiuti a camminare con te anche in questa giornata. Ti ringraziamo per tutto quello che tu farai per noi, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen. Ora mediteremo su uno dei salmi scritti da Davide. Il Salmo 143. In particolare ci soffermeremo sul versetto 6. Leggiamolo. Protendo le mie mani verso di te, l'anima mia è assetata di te come una terra arida. Davide era perseguitato dal re Saul e si nascondeva da una caverna all'altra, scappando già da tanto tempo. Il suo spirito era abbattuto e si sentiva scoraggiato. Per questo tende le sue mani verso il Signore e gli chiede aiuto. Come un bambino. Quante volte avrete visto e magari anche vissuto personalmente la scena di un bambino che piange insistentemente, con le braccia alzate, vicino alla sua mamma, e piange finché questa non lo prende su. Là trova il conforto, la protezione desiderata. Così è per Davide. Dove può trovare rifugio e conforto se non nel Signore? Nessun uomo potrà mai dare la pace che Gesù dà. La sua anima è assettata, ma di che cosa? Leggiamo il versetto 8 e il 10. Fammi sentire la tua benignità al mattino, perché io confido in te. Fammi conoscere la via per la quale devo camminare, perché io elevo l'anima mia a te. Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo buon spirito mi guidi nella terra dell'integrità. La mia preghiera per tutti noi oggi è che possiamo seguire l'esempio di Davide nel richiedere a Dio la sapienza su come fare le nostre scelte quotidiane, affinché tutto quello che facciamo sia la sua gloria. E certamente otterremo la risposta. Gesù disse: se qualcuno ha sete, venga e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi d'acqua viva. Con questa promessa di Gesù, che ci assicura di venir dissetati ed esauditi, vi saluto. Alla prossima!